ragazzi, siamo i Pirlas V e dopo che il mondialito dell'anno scorso ha raggiunto, anzi superato, i 2 milioni di visualizzazioni, anche quest'anno siamo tornati qui e vedremo quale sarà la squadra a vincere la Champions League 2022-2023. Siamo tutti qui, ragazzi. Non sai chi vince il Napoli. Le regole già le sapete, chi vince oggi sarà il vincitore della UEFA Champions League. Ringraziamo naturalmente il centro sportivo Scarioni qui a Milano per averci ospitato per questo video. E ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale perché abbiamo fatto 2 milioni di visualizzazioni, ma vogliamo fare anche 2 milioni di iscritti, quindi contiamo su di voi. Andiamo a presentare i partecipanti. Bella a tutti ragazzi, io sono MC Douglas, vincitore della scorsa Champions League. Ovviamente sono qua per vincere di nuovo. Vediamo se riesco a portarmi la vittoria a casa. Eccomi qua, sono l'attaccante più prolifico al mondo, il bomber di razza, Erling Braut Haaland, nei panni di Luca Campolunghi. Ragazzi, sono qua per vincere. Hola a tutto il mondo, sono Rafa Leao, sono qua Champions League per fare differenza e per vincere questa competizione internazionale. Ciao ragazzi, sono Robert Lewandowski e che schifo, sono qui per vincere questo mondialito. Non solo sto rappresentando Lewandowski ma anche Pierino che li vince tutti. Vediamo se ci portiamo a casa questa Champions League. Te l'ho detto io che rappresento l'Inter e vincerò questa Champions League insieme al mio amico Lautaro Martinez, e vincerò il mio primo mondialito su Pirlas V. Ragazzi, non so cosa ci sto facendo qui perché non so giocare a calcio, ma vincerò io questo mondialito perché mi sento carico, perché rappresento il Napoli, la mia città. Vamos raga. Penso di aver bisogno di presentazioni. La Juve la Champions non la vince, magari vince il mondialito. Buonasera da Maurizio Compagnoni, è il grande giorno del Mondialito Challenge, la UEFA Champions League con Real, Barça, Inter, Milan, Juventus, Manchester City e Napoli che si daranno battaglia questa sera per questa competizione europea. Il portiere è pronto, si parte! Serviamo Samuel dal limite dell'area, parte il testo, Samuel, rete e passa subito Leao al primo turno. Il gol di Leao ha gelato tutti in questa giornata caldissima e Fene pronto al rinvio. Attenzione Vlahovic, del limite dell'area, rigore Vlahovic, il mancino Vlahovic, Fene e poi Haaland, il norvegese. E sono 28 gol in due partite per il... per l'attaccante del Manchester City che raggiunge quindi Raffaele Leao e Samuel nel secondo turno. Mette giù meravigliosamente Vlahovic attaccato da il Barcellona. Vinicius prova anche lui. Mai visto Barcellona e Real che difendono la stessa cosa. Mai visto. Potrebbe essere un giorno storico. Lato corto della rigore Vlahovic, il mancino. Osimhen, rete! E passa anche lui a raggiungere il Manchester City e la Milan. Va Fede con il rinvio. Mette giù meravigliosamente il Barcellona con Lewandowski. Un attivissimo fratino nelle vesti di Vlahovic. Ci riprova, attenzione, prova a rubare il pallone. Parata ancora una volta del portiere Fene del Salisburgo. Diamo anche il benvenuto a Bruno Longhi. Attenzione, grazie mille Maurizio. E stiamo subito assistendo a, attenzione, Lukaku. Lukaku tirato per la maglia. Calcio di punizione per Lukaku. Riprova ancora Romelu Lukaku. Parte il destro, Fene. La Juventus con il destro in rete. E qua ci sarà da discutere. Attenzione. Sì, ma l'ho toccata io. Rifacciamo, non vale questo. Cioè, per forza. Allora, se serve un arbitro qui. Voi due, venite qua. Sa che il portiere perché ha sentito. Attenzione perché c'è il clamoroso colpo di scena e il portiere del Salisburgo dovrà abbandonare anzitempo. E diamo la linea alla regia per saperne di più. No, ma ha tirato tutto proprio la lingua nel cazzo proprio. E nel frattempo è successo un altro casino perché non sappiamo chi ha fatto gol tra me e fratino. Quindi ragazzi, l'unica soluzione è fare in modo che colpo di scena divento io il portiere. Fratino passa al turno, rimangono Gabriel, sì, chi segna passa al turno successivo. Il portiere del Salisburgo in questo momento è Pierino e sarà anche il portiere del Mondialito. Da qui alla fine, in bocca al lupo a Fene, sperando che si riprenda presto. Ma attenzione, torniamo al campo. Vinicius e Real Madrid contro Inter e Romelu Lukaku. Negli ultimi due gironi di Champions li abbiamo visti. Attenzione, veniamo Vinicius in limite dell'area di rigore, veniamo fermato subito. Il Real Madrid ci prova con Vinicius e Gnabry. Attenzione, Vinicius e la mette dentro. Va al secondo turno, quindi non è una novità, ma l'Inter è eliminata. Via con il secondo turno con Real Madrid, Napoli, City, Juventus e Milan. Si parte con Pierino.
vedremo chi si porterà a casa questo mondialito, questo UEFA Champions League mondialito con Fratino. Attenzione, Fratino è il destro, Pierino, poi Haaland, Pierino, attenzione, vediamo Haaland, il destro, rete, Haaland zittisce il pubblico e passa il secondo turno a Luca Campolunghi, il City e Haaland. Attenzione, vediamo Pierino, il portiere del Salisburgo, il secondo portiere del Salisburgo. Attenzione, Leao mette giù, poi il Napoli prova ad intervenire, Leao, meraviglioso, attenzione Leao, il mancino Leao, portiere che non poteva farci nulla, il secondo portiere del Salisburgo, mette giù il pallone Fratino Vlahovic, attenzione il destro, Pierino e poi Vinicius, rete, il gran gol di Vinicius, il Real di Madrid che è passato per ultimo nel primo turno, questa volta mette subito le cose in chiaro, vedremo chi sarà il terzo concorrente di questo mondialito. Attenzione Fratino, il limite dell'area di rigore, il destro, Fratino, Pierino, mamma mia, un miracolo vero e proprio del portiere del Salisburgo. Attenzione Leao, 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 Leao mette a sedere Pierino, Leao, e ci sarà un Juventus-Napoli caldissimo nell'ultimo turno. Il Milan raggiunge il City e il Real Madrid, ancora Vlahovic, le finte, Vlahovic, se ne va, Vlahovic, il destro, Pierino, attenzione, Osimhen, Osimhen limite dell'area di rigore, prova con delle finte alla Ronaldinho, Osimhen, attenzione, Osimhen, diamo la linea a Bruno, attenzione, abbiamo Vlahovic e ci prova ancora con il destro, attenzione Osimhen, mancino, il destro, il mancino, destro, sinistro, l'importante è che la palla finisce in rete e quindi la Juve e Fratino vanno nel turno successivo, eliminato il Napoli di Michael e di Osimhen. Rimangono quindi soltanto in quattro la Juventus, il Real Madrid, il Manchester City e il Milan, e anche ovviamente il portiere che dovrà assolutamente parare qualcosa, il Rafael Leao. Ma che Pierino è impazzito, oddio. Luca Campolunghi nelle vesti del Manchester City di Haaland prova con il destro, la bomba di Haaland, e sono 74 i gol in tre partite, una macchina da gol. Ritorniamo con Maurizio. Attenzione Leao, prova a mettere giù un pallone difficilissimo, domestica Pratino e la Juve, l'elastico non è andato a buon fine ancora, Leao limite dell'area di rigore, Leao una finta, Leao palo, attenzione Vinicius, Vinicius forse calcio di rigore, non c'è stato il contatto, Vinicius rientra con il mancino, poi sul destro Vinicius, rete, un gol straordinario alla Real Madrid, in semifinale raggiunge il City, era rimasto Milan e Juventus. Attenzione Leao, 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 cosa ha salvato Vlahovic, attenzione Leao, finte su finte, Leao, Leao, Leao mette a sedere tutti e Pierino, cosa ha preso Pierino? Una parata straordinaria del portiere del Salzburg. E intanto un aereo sta cadendo. Cioè... attenzione, Vlahovic! Pierino! Mamma mia! Una parata straordinaria del portiere. Va Leao, sale l'attaccante principe del Milan. Leao, una fitta! La mette dentro. Leao, meraviglioso! Juventus eliminata, Milan che passa dopo un estenuante 1 contro 1 con Vlahovic. 21 Champions League sono rimasti Milan, City e Real. Se fosse una questione di centimetri probabilmente sarei già eliminato, ma io sono qui per vincere a calcio e quindi ci proverò. Riparte quindi il mondialito UEFA Champions League con un campanile, forse un po' troppo campanile, però rimane nel campo Haaland, il City contro il Milan e il Real, fa la voce grossa, la squadra che non ha mai vinto la Champions League. Haaland al limite, fermato Leao, si sposta la palla sul destro, un rinvio stranissimo da parte del portiere del Salzburg, Vinicius con il mancino si porta avanti il pallone, attenzione, attenzione Vinicius, il destro e Pierino, ancora una volta un miracolo, e mannaggia a me che dico il destro e il sinistro, chi segna si aggiudica la finale. Riparte a tutta birra Leao, attenzione al limite del rigore, il destro, la bomba di Rafael Leao, il portoghese, il ruggito dell'Atlantico, ritorna in finale il Milan in una competizione UEFA. Attenzione, vediamo Luca contro Vinicius, attenzione MC, MC Vinicius, e Real Madrid
Madrid raggiunge il Milan. Ti interrompo Bruno, come per la semifinale, anche in finale ci saranno 21 Champions League, eliminato il Manchester City. È il momento della finale, 7 Champions League da questa parte, 14 da questa, non potevano che esserci in finale proprio le due squadre più titolate di questa competizione. Allora in bocca al lupo ragazzi, chi segna due gol vince la Champions League quest'anno. Una buonasera dall'Ataturk di Istanbul, Milan contro Real Madrid, il finalissima di questo mondialito, il Milan che ritorna a Istanbul. Oggi potrebbe essere la rivincita anche sotto quel punto di vista. Pierino, inizia Real Madrid e Milan. Adesso vediamo Vinicius, ruba il pallone a Leao, oh, Leao lo ruba Vinicius, contatto, fallo, fallo là dietro. Cioè lui mi ha tirato un calcio involontario, però... Vecchio, ti giuro, mi hai preso tu qua. Era involontario, ma secondo me era fallo. Sincero. C'è la regia che ha visto. Per lui sì. Gli dico fallo. No, perché... Hai capito? Ti spiego. Hai capito? No, ma se ti metti davanti a me... Ragazzi, basta. Cominciano, fate a casa vostra, mo si gioca. 0-0 e subito polemiche all'Ataturk di Istanbul. A te Bruno. Attenzione a Raffaele Leao, Leao sulle destro e la bomba ad incrociare di Raffaele Leao e il Milan è in vantaggio e vede la 8, la 8, la ottava. Leao is on fire, per citare le parole che i tifosi del Milan urlano al proprio allenatore. Attenzione ancora, Leao può chiuderla e Pierino questa volta esce benissimo e la rimette subito in gioco per il Real Madrid con Vinicius. La bomba di Vinicius, Leao perplesso, Samuel perplesso, il Milan è perplesso. A te Maurizio. E 1-1 tra Milan e Real Madrid. Chi segna vince, lo abbiamo sentito milioni di volte nella nostra vita, giocando a qualsiasi gioco, ma qua si fa sul serio, a quel mondialito, UEFA Champions League, Milan contro Real Madrid. Ancora Leao, Leao le finte, straordinario Leao, provo di ubriacarlo, Leao, Leao, un crossover direbbero quelli di basket, Leao in rete, Leao è il campione, il Milan è il campione. A terra, qui su YouTube Italia, il King sono io, boom. Straordinario il Milan che batte il Real Madrid 2-1. Un complimento enorme Pierino, oggi devastante, altro che... Nuovo portiere di YouTube Italia, Pierino, quindi grazie di averci seguito fin qui, ringraziamo gli LA, ringraziamo soprattutto Ema Toshi per questa straordinaria telecronaca, trovate qui il suo profilo Instagram, il suo profilo Twitch, andatela a seguire ovunque, intasate gli social e dite a noi nei commenti e a lui in direct se lo rivolete in altri vai, video, vai, vai, se vai. Lo rivolete noi lo richiamiamo, noi ci vediamo con un prossimo video, bella, regà. Ciao milione su YouTube, già lo sai, già lo sai. Se con noi metti il pollice su, siamo i Pirlasbu, siamo i Pirlasbu, un milione su YouTube, siamo i Pirlasbu.